Eccomi qui ragazzi, dopo un livello impossibile, finalmente posso andare avanti con questa fantastica serie. Andiamo. Oh, è un piacere accoglierti di nuovo tra i quasi vivi, boss. E adesso? Il signor Porca ha approfittato subdolamente del mio desiderio di rinascita. Io ho lasciato fare, mentre avrei dovuto occuparmi degli affari e uccidere il colonnello Clarkin. Niente da dire. Cosa fai? Ti giri il coltello? Non posso. Sei solo una proiezione olografica, non vedi? Mi piace i brividi da ridere. Ma se non potrò realizzare il mio sogno, nessuno potrà farlo. Distruggi il suo idrovolante in modo che non scappi. Poi distruggi il suo quartier generale. Fagli rimpiangere il giorno in cui mi hai incontrato, sto bollito. Sembra divertente. Come l'hanno detto, è più che divertente. È spastoso. Sì, è divertente, ma così non riesco a dire in un altro modo. Quanto mi piace usare il decostruttore quantico? Sentimi a me, Crypto. Ho segnato i bersagli sulla mappa. È ora di distruggere sta Fantastilandia. Bella, Crypto. E ora spazziamo via ogni traccia dei suoi loschi intrighi con la potenza di un vero vulcano! Bruciamo quest'isola... Atollo. Monta. Rimettimi i peccati. Attiva il vulcano buttandoci dentro tutto quello che trovi. Qualche tonnellata di detriti dovrebbe bastare a scatenare un'ondata di distruzione lavica che te lo spiego. E il signor Pork scoprirà che nulla è tremendo quanto la fura di un ologramma beffato. Ah, ok. Ancora, ancora, non sono soddisfatto. Vabbè, magari si butto dentro anche un indigeno, ma... Ah sì, va, lo butto dentro anche un indigeno. Beh, lo trovo uno. Ah, eccoli qua. Vedete, qua, mani. Perfetto. Oh, tutti ammazzati, per caso. Ah, no, eccolo qua, eccolo qua, gli umani. Solo uno. Ah, preparati a morire dentro al vulcano. Molto, non riesco a vedere molto bene il gruppo, quindi ho la sto così, va. E vai, andato dentro. Peccato che non è scritto niente. Come fai a continuare a scolare? E dai, però. Poi, poi la fine che forse rompe a me. Bella. Non è abbastanza. Dobbiamo tappare completamente l'apertura. Tu però è un sasso. Questo può andare bene. Non lo dà. Questo? Perfetto. Altri rifiuti, puttanetter, zio. Abbiamo un paradiso per le vacanze da distruggere. Che bello. Magari distruggere la scuola in questo modo. Che fosse tutto. In che senso? Che forse dentro, anzi vicino a un vulcano, facciamo esplodere il vulcano, così la scuola viene sepolta dalla lava, capito? Aia, non è così. Ok, vai! Secondo i miei calcoli, il vulcano dovrebbe esplodere ora. Ma non c'è abbastanza pressione perché raggiunga l'eruzione. Dicono che sia la vecchiaia. Dovresti farti vedere da un professore, magari ti dà le pilloline blu, sai, quelle dei puffi. Ma stai dicendo sul serio, Crypto? Aspetta solo un puro un minuto. Potresti anche avere ragione con 3G. Abbiamo bisogno di un aiuto professionale. Il professore saprà cosa fare. Ah, il professore, eccolo qua.
Spero di non ammazzarlo. Facciamo una prova prima. Allora, professore, se la cava bene con la robotica e le noci di cocco. Mettimi giù! Non appena ci dirà perché il vulcano non erutta. Mai! Sull'isola c'è il lavoro di tutta una vita! Pox, qui mi sa che non andiamo da nessuna parte. Forse il professore ha bisogno di stimoli, come rimanere sospeso sopra un vulcano attivo. Incredibile quanto possa essere persuasivo una montagna piena di magma e di gas benefici. Ah, ora sì che mi piace. Sapevo che su quest'isola ci si poteva ancora divertire. Basta! Vi prego, basta! Vi dirò tutto quello che volete sapere. E vedi anche di muoverti prima che mi distragga e ti lasci cadere. È il medaglione di Park che controlla il potere del vulcano. Lo stesso medaglione che impedisce alla vostra avanzata tecnologia Furona di danneggiarlo. Ok, intelligentone. E come distruggiamo il medaglione? Ho fatto la rima. È stato forgiato tra le fiamme del vulcano e solo lì potrà essere distrutto. Così Park diventerà docile come un agnellino. La storia mi è stranamente familiare. Anche a me. Fammi indovinare. Dobbiamo formare la compagnia dell'agnello. No, idiota. Usate Ratatouille per catturare il signor Pork. È l'unico di cui Pork si fidi. Figlio dei fiori, te la negozi niente male, eh? Ora basta con questo umano patetico. Anche se, per essere un patetico, il professore qua ci ha avuto un'idea che spacca. Usare Ratatouille per catturare Pork. Bella storia. Ma come? Chiaro, con il controllo mentale Furon. Testuggine, cioè, veramente pensavi che servisse solo per manipolare delle tipe tettone e soddisfare i tuoi desideri bosi? Tranzollo, Pox. Pensa all'invasione planetaria come ad uno sport, un passatempo. Eccolo là, Crypto! Non lasciarlo scappare! Volevo dire qualcosa, ma mi sono dimenticato. Vabbè. C'è là! E dai. Ma che cavolo, no? Dove scappi? No. Non sta succedendo! Te l'ho! Preso! Ratatouille, giusto in tempo! Vorresti cortesemente scortare il signor Crypto fuori dal... Ratatouille, buono, buono! Giù le mani, brutto orco! Ratatouille! No! Ciao ciao, signor Pork! La sua fiammeggiante di partita soddisferà le mie fantasie per molto, ma molto tempo. Sai, mi sento stranamente incompleto. Cosa? Dopo tutto quello che... Ah, al disco volante! Bellissimo! Bene, questo episodio... breve, ma bello, finisce qua.